di turisti a Napoli per le festività pasquali. Complice il bel tempo e la tradizionale ottima cucina partenopea, il capoluogo campano si è riempito di visitatori provenienti un po' da tutto il mondo. Napoli, ma non solo, perché molte presenze si sono registrate anche in altre città della Campania, soprattutto nei siti archeologici come Ercolano e Pompei e alla Raggia di Caserta, che ha registrato ben 9.000 presenze solo nel giorno di Pasquitta. Le mete artistiche l'hanno fatta da padroni ovunque, grazie anche all'ingresso gratis ai musei per la prima domenica del mese. Tante le presenze all'archeologico e 5.000 quelle registrate a Capodimonte. Soddisfatto anche il sindaco De Magistris, per cui Napoli ha vinto un'altra sfida, come ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook. Lato negativo della situazione è però stato il trasporto pubblico, con metro e funicolari in servizio solo di mattina, la domenica di Pasqua. Con i taxi presi d'assalto, in tanti sono rimasti letteralmente a piedi, e sui social è partita un'ironica querela tra i vertici di comune e regione, dopo un post di Nicola Pascale, da poco nominato amministratore di ANM, azienda del comune, in cui canzonava il presidente EAV, ente invece della regione, Umberto De Gregorio, che nei giorni scorsi aveva offerto aiuto all'azienda mettendo a disposizione i suoi bus per Pasqua. Nel discorso si è inserito anche l'assessore ai trasporti del comune Mario Calabrese, ma la chiusura, per smorzare i toni, è stata del vicepresidente della municipalità del Vomero Antonio Iozzi, che ha invitato Pascale e De Gregorio a fare i bravi per celebrare la Pasqua in proverbiale pace.